Dall'alto dei resti della fortezza medievale di Lucera si disegna il paesaggio ondulato dei monti della Daunia. Le colline sono un frammento della catena degli Appennini e conservano grandi distese erbose e boschi di querce e faggi. Ma il futuro è già arrivato. Dalla metà degli anni 90 il paesaggio accoglie la prima centrale eolica privata italiana. L'insieme di aerogeneratori produce ogni anno più di 6 milioni di kilowattora di energia pulita. La scoperta della varietà ambientale pugliese ci riporta verso sud, lungo la costa adriatica, in direzione di Bari. Qui si incontra Barletta, con la sua lunga storia di crocevia portuale, dove nel Medioevo passavano mercanti e crociati. Sul castello hanno lasciato il segno le dinastie tedesche, francesi e spagnole, che via via governarono il sud Italia. I bastioni ai quattro angoli furono aggiunti nel Cinquecento. In quell'epoca il castello divenne un'autentica macchina da guerra, quando francesi e spagnoli si contendevano il dominio dell'Italia meridionale. Nella fortezza il Museo Civico accoglie il busto di Federico II. È l'unico ritratto del grande imperatore giunto fino a noi, escludendo le monete dell'epoca. Sovrano poliedrico e originale, si dice che Federico abbia progettato personalmente la struttura di Castel del Monte, che svetta poco lontano sull'altopiano delle Murge. Protetto dall'UNESCO, il castello nasconde interrogativi e simbolismi. Il numero 8 ricorre nei lati dell'edificio, nelle torri, nelle stanze. I calcoli architettonici sarebbero il risultato di riflessioni non soltanto matematiche e geometriche, ma anche geografiche e astrologiche. Ancora oggi non si è certi di quale fosse la sua funzione iniziale. Forse un maniero di caccia, oppure un simbolo del ruolo politico e culturale dell'imperatore. Si dice anche che Federico II non soggiornò mai tra queste mura. Tra le molte ipotesi degli studiosi, i misteri rimangono irrisolti. Del ricco patrimonio artistico di Barletta fa parte anche la chiesa cristiano-ortodossa di Santa Maria degli Angeli. Fu costruita alla fine del Settecento, ma da sempre la città ha accolto le comunità che fuggivano dall'Oriente greco-ortodosso, dove avanzava la conquista ottomana. Un recente restauro ha riportato alla loro bellezza originaria i dipinti e i mosaici che ornano questo prezioso gioiello artistico. Nei dintorni di Barletta, verso l'entroterra, le geometrie dell'arte bizantina richiamano quelle disegnate dalle coltivazioni. Vigneti e uliveti popolano gran parte del territorio. Dalle olive pugliesi e dall'esperienza secolare dei produttori si ricava una pregiata varietà d'olio extravergine. La cosa importante è la cura,
E questo patrimonio che si tramandava da generazione in generazione era proprio era un patrimonio che si tramandava di valore. E questo valore voleva dire non solo la raccolta, ma voleva dire potature, qui si fa addirittura due volte l'anno, per avere un grande olio come un grande vino si prepara in campagna. Queste tradizioni sono parte integrante dell'identità regionale. Io direi che una Puglia senza olivi non può essere più una Puglia, quindi non abbiamo solo la possibilità di produrre un grandissimo prodotto che purtroppo è poco valorizzato, ma io credo che è molto importante soffermarsi sull'ambiente e il territorio. Pensiamo a una Puglia desertificata con l'abbandono di questi immensi e meravigliosi alberi che oggi molto spesso vanno ad adornare giardini di ville del nord. Sulla costa, Trani, scrigno di un gioiello del romanico pugliese. Un'opera d'arte maestosa ed elegante. Da 1000 anni la cattedrale dà le spalle al porto e ai suoi naviganti, ma si fa ammirare già dal mare con le sue 3 absidi semicircolari. Dalle finestre dai rosoni la luce del sole colora l'interno, fatto in realtà da 3 chiese sovrapposte. I toni caldi illuminano arcate, colonne e capitelli. La porta in bronzo fu realizzata nel XII secolo da un originale scultore locale, Barisano da Trani. La cattedrale svetta nel cuore del centro storico, dove la vitalità secolare del porto serpeggia tra i vicoli e le case antiche. Si lascia Trani alla volta di un'altra celebre località della costa adriatica. Molfetta è nata e cresciuta grazie alla pescosità del mare ed è sede di uno dei porti pescherecci più fiorenti d'Italia. Anche qui, come a Trani, l'area più antica della città si concentra su una penisola protesa sul mare. Ed è proprio il mare al centro del passato e del presente di Molfetta. Ogni giorno il mercato del pesce si anima con le voci dei venditori e con il profumo di prelibatezze appena pescate. Roba bella viva, vedete, una roba fresca. Guardate, signora, ci abbiamo bella tutte qua. Ci abbiamo le cozzole. Protagonisti sono razze, triglie e naselli, alici e sardine, tonni, seppie, gamberi e polpi. Il mercato ittico di Molfetta è un punto di riferimento del settore per una vasta area pugliese. Qui confluiscono anche i prodotti dei porti di Brindisi, Vasto e Termoli. Chiese e palazzi marcano la storia di Molfetta. Nel 600 fu costruita la chiesa barocca che un secolo dopo divenne la cattedrale della città. Ormai il Duomo Vecchio, nato nel Medioevo in riva al mare, non era più al centro della vita religiosa cittadina e per questo motivo mantenne il suo originario aspetto romanico. Nel borgo antico si affacciano i palazzi medievali che dominano strade strette e intricate.